Le sarebbe stato negato un posto di lavoro a Bivona perché figlia di un testimone di giustizia che ha denunciato e fatto arrestare alcuni boss mafiosi e in particolar modo non avrebbe gradito la scorta dei carabinieri alla ragazza. A raccontarlo Ignazio Cutrò, che ha denunciato le estorsioni e i danneggiamenti subiti, consentendo ai magistrati di avviare le indagini che poi sono sfociate nel processo Face Off. Cutrò si dice molto amareggiato e ai nostri microfoni così ricostruisce la vicenda. Mia figlia non ha lavoro perché è scortata ed è colpa mia che ho denunciato la mafia. Secondo me non è il fatto in sé per sé per il commerciante o l'attività commerciale, perché ormai diciamo ci siamo abituati, ma la cosa che mi fa male è che effettivamente si parla tanto di commemorazione, la gente manda a partecipare alla commemorazione, ma mi sembra che in questa terra non vuole cambiare nulla. Ad esempio vediamo che esce un boss della mafia, e gli fanno i giochi d'artificio, quindi partecipa ai quartieri, quindi, e stiamo parlando di Palermo, immaginate la Bivona. Invece la mia paura e l'amarezza più grande è che effettivamente, perché il commerciante non vuole, anche indirettamente, non vuole fare lavorare mia figlia, e quindi secondo me c'è una sorta di paura, perché se uno si immagina che si vuole allineare o andando a mia figlia a lavorare in un locale, in qualsiasi parte, sembra che una persona prenda posizione. Io credo che invece le persone siciliane dovrebbero prendere una posizione arrivata a questo punto. Devono scegliere da che parte stare, se devono stare dalla parte della legalità o dalla parte della mafia. Io sono molto amareggiato, credetemi. Forse questa è la volta buona che me ne vado veramente, perché ho cercato in tutti i modi di dare un futuro sia a me stesso che ai miei figli o a tutti gli altri che hanno veramente la forza e la dignità di denunciare, ma capisco che effettivamente, specialmente con il silenzio delle istituzioni, capisco veramente che forse questa terra non cambierà. Oggi, a tanti anni di distanza, subisce ancora quel clima di isolamento a Bivona dagli altri cittadini e dalle istituzioni? Io credo che questo ennesimo episodio faccia capire qual era la nostra situazione, ma la cosa che mi amareggia di più è che, come ben voi sapete, l'anno scorso a ottobre la Commissione aveva diciamo, fatto uscire dal programma, noi abbiamo fatto ricorso al TAR, c'era una relazione dove diceva che è un anno che sono impiegato al centro dell'impiego di Bivona e quindi non rischio più la vita. Invece se poi il TAR Lazio ha ribaltato la situazione e il 19 di dicembre ci sarà la discussione in merito. Ma io effettivamente, arrivato a questo punto, credo che effettivamente ho paura per la mia famiglia. Ho paura veramente per la mia famiglia.